vabbè, vai, vai, che chiude se fermo il cancello e logo a sinistra. Eccoci, eccoci. Ah, qua stanno gli scalini, ok. Noi poi ce ne andiamo di qua. Noi li abbiamo fatti l'altra volta e poi ce li siamo fatti al contrario. Non ti dico il divertimento. Ah, pure. Al contrario, Noi siamo scesi per un po', poi visto che i gradini erano abbastanza difficili e non mi ricordavo dove portavano, ho detto torniamo indietro perché almeno teniamo sti pochi gradini da affrontare. E fu divertente. Non lo so, di qua diciamo allunghiamo un po' il giro. Di qua andiamo non dove siamo andati noi l'altra volta, giusto? Sì, noi l'altra volta lo facciamo a tornare, qua dove sta la Madonnina. Dove sta la Madonnina? Ok, poi dalla Madonnina come si va oltre? Noi ci arriviamo alla Madonnina, poi come si va oltre? C'è un'altra strada che poi si ricongiunge alla fine di questa. Alla fine di questa. Mo, non lo so. Allora facciamoci, magari facciamoci gli scalini e torniamo di qua. Io volevo fare gli scalini e fare il sottobosco. Vai, vai, fai, guidaci oppure tu. Oppure andare di qua e fare il sottobosco. Guidaci tu. Fai come scaline, facci, scaline. Facci fare un bel giro. Thank you.
Le avevo dimenticate quando erano simpatiche, sono rimasto bloccato. Non la devi prendere quella, devi andare sulla sinistra. Sono andato a destra e ho toccato il... Sì, forse è incastrata la più. Boh, qua. Bisogna prendere quella pietra dove c'è il segno del carro. Sì. Il segno. Quindi ti butti in quella direzione là. Poi mo ci fermiamo a un punto che praticamente è l'intersezione di un 8. Ci sta la strada che riporta a Santa Maria dei Monti, ci sta il sottobosco e ci sta quegli altri gradoni per fare un'altra pietraia. Non so se te la ricordi. No. Ci sta un'altra pietraia pure che solitamente facciamo. È la mia o la tua che cigola? La tua. Vai. No, è la tua. No, ha fatto il giro di un po' per funzionare qua. Capito qua. Dove la mia. Ok. Sta a posto. Sì, sono incastrato. Quello per la mia. Vai, vai, che ti prendo pure. Prendete come riferimento, vedi, sta questa freccia, sì, che ti porta su alla strada che abbiamo fatto noi. Di qua andiamo alla Madonnina, sì, e giusto là devi tenere un po' sulla destra, che ci stanno le pietre, e poi un unico sentiero tracciato. Noi mo ce ne andiamo da qua, invece ci stanno due possibilità, il sottobosco che è più veloce, che generalmente quando facciamo il giro completo lo facciamo a tornare, oppure sulla destra si va a prendere l'altra pietraia. Quale altra pietra è quella là? Quella lì con quei gradoni lunghi. Quella che scende da Gerola? No. Diciamo arriva prima del... Non so se ti ricordi, sta una sorgente con una vasca da bagno. Sì. Quella che arriva là. Noi l'abbiamo fatta al contrario però. No. No, allora mi... Da qui ad andare giù. Mi confondo. Vai, facciamo quello. Fai un bel giro, fai tu. No, io ho poco tempo. Sto dando i riferimenti poi per muovervi. Nel tempo che puoi, poi no, la prossima volta non è un problema, non ti preoccupare loro.
La prima volta che venissi scendemmo di qua e risalimmo da qua. Ok. Facemmo un giro proprio lungo. Adesso a posto? Sì, sì. Non so passare.
Sì, perché se non è che la giornata abbiamo incontrato a ferro, non me ne veniva qua. Eh? Quelle persone che abbiamo incontrato a piedi, penso che da qui sono salite. Sì. Ah boh, a piedi, tu ti butti passi. Un arbusto. Qua ti ricordi? La pietraia che ti dicevo prima, che partiva da prima del sottobosco, arriva qua. No, non mi riesco a ricordare qua. Se qua non me lo ricordo, mi ricordo quel. Noi questo tratto l'abbiamo fatto al contrario, perché mi sono ricordato quel passaggio. Cioè quel quando si scavalca dall'altro lato. Quello lo ricordavo però al contrario. Qua mi sfugge. Comunque quella pietraia che ti dicevo prima, prima che cominciassimo il sottobosco, ti ho detto di qua si va sì. Per la pietraia, arriva qua, è questo sentiero che arriva qua. E mo ci ricolleghiamo al tratto che facciamo sempre. Ma dobbiamo imparare un po' perché è immenso. Cioè noi siamo limitati alla salita e il Cerreto, è troppo riduttivo. Sono le strade più battute, quelle che riesci a trovare facilmente e che stanno le tracce attese. No, perché poi capito, ci possono stare punti che passi e non sai come tornare indietro. Ma diciamo che penso che siamo noi gli unici a fare questo tratto qua. Perché poi tutti gli altri si fermano a fare tipo cross là sotto. Infatti noi litighiamo con la signora che gestisce la montagna proprio per quello, che si scambia per quelli che vanno scavando sullo Lander e tra l'altro quando vedono gli animali si mettono a fuggire anziché abbassare il gas. Ma cominciano il periodo dei pastori. È una roba. Andiamo.
sto registrando pure la traccia per sicurezza. Però sai, basta un albero, sì. Anche le altre strade comunque portano giù, però questa qui è quella più comoda e scorrevole. Tutti via, sì.